ministro dello sport Luca Lotti rompe il silenzio sul caso Consip con un post pubblicato su Facebook. Sono totalmente estraneo, ora basta. Firenze e Pisa, passeggeri in crescita per Toscana Aeroporti. Nuovo record per la società aeroportuale toscana. Dopo i 7 milioni e mezzo di passeggeri superati nel 2016, Toscana Aeroporti inizia il 2017 con un altro risultato positivo. Anniversario della morte di Giosuè Carducci, presentato a Palazzo del Pegaso il programma delle iniziative organizzate dal Comune di Castagneto a partire dall'8 marzo. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione serale di Studio TG. Apriamo il nostro telegiornale parlando di Toscana Aeroporti, in quanto gli scali di Firenze e Pisa hanno registrato un aumento di passeggeri nei primi due mesi del 2017. Vediamo. Non si ferma la corsa di Toscana Aeroporti, che batte un nuovo record nel primo bimestre del 2017. Dopo il primato dei 7 milioni e mezzo di passeggeri superati nel 2016, gli aeroporti toscani rialzano il tiro, registrando nei primi due mesi del nuovo anno un aumento del 6,7% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Come si legge nella nota emessa dalla società aeroportuale, nonostante le forti penalizzazioni operative subite da Firenze a causa delle limitazioni legate alla pista, la società di gestione degli scali aeroportuali di Firenze Pisa ha infatti chiuso i primi due mesi dell'anno con un incremento del traffico del 6,7% per un totale di oltre 850.000 passeggeri complessivamente transitati nei due scali. Particolarmente positivo l'apporto dei voli internazionali, che rappresentano il 70,9% del traffico totale. Più di 548.000 sono stati infatti i passeggeri transitati dall'aeroporto Galileo Galilei di Pisa nel primo bimestre del 2017, cresciuti del 4,6%. Più di 300.000 sono invece quelli transitati dallo scalo fiorentino, in aumento del 10,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno passato. Una crescita record dunque, nonostante un piccolo neo, come si legge nella nota della società. Un neo rappresentato dagli oltre 180 dirottamenti e cancellazioni dovuti alle limitazioni della pista e alle condizioni meteorologiche, che hanno comportato una perdita stimata di oltre 15.000 passeggeri. Sintomo, conclude la società nella nota, che Firenze continua ad essere penalizzata dalla mancanza di un'infrastruttura adeguata. Se questa ci fosse stata, Firenze sarebbe stato l'aeroporto con più crescita in Italia. Un avvio d'anno particolarmente incoraggiante per Toscana Aeroporti e per i due scali di Pisa e Firenze, ha dichiarato il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai, aggiungendo: si tratta di risultati che confermano il posizionamento di Toscana Aeroporti come porta di accesso alle meraviglie della Toscana e della nostra città d'arte. E adesso voltiamo pagina. Il ministro dello sport Luca Lotti rompe il silenzio sul caso Consip con un post pubblicato su Facebook. Sono totalmente estraneo, scrive, ora basta. Sentiamo. Abbiamo governato per anni Firenze e l'Italia senza farci trascinare nel fango. La verità non ha paura del tempo e noi abbiamo pazienza e forza per sopportare la vergognosa campagna di queste ore. Il ministro dello sport Luca Lotti rompe così il silenzio con un post pubblicato su Facebook al termine di una giornata convulsa, culminata con la mozione di sfiducia presentata contro di lui in Parlamento dal Movimento 5 Stelle. Una giornata che ha visto l'arresto dell'imprenditore campano Alfredo Romano, accusato di corruzione in alcuni appalti della Consip, la centrale acquisti del Ministero dell'Economia. Se non fosse una cosa seria, ci sarebbe da ridere, scrive Lotti. Per essere ancora più chiaro, non mi occupo e non mi sono mai occupato di gare Consip, non conosco e non ho mai conosciuto il dottor Romano. Per poi aggiungere: la verità è che due mesi fa mi hanno interrogato su una presunta rivelazione di segreto d'ufficio. Si tratta di un reato che si ripete tutti i giorni in alcune redazioni, ma che io non ho mai commesso. Lotti dunque si ribella agli attacchi degli ultimi giorni, mettendo nero su bianco la sua verità e dichiarandosi totalmente estraneo alla vicenda. Lo stesso ex premier Matteo Renzi appoggia l'autenticità di quelle parole, retweetando il post del ministro, accompagnato dall'incipit «Ora basta». Sono convinto che Enrico Rossi tornerà all'ovile, lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, parlando della scissione del PD e dei rapporti con il governatore toscano. Sentiamo un breve estratto. Io ritengo che in realtà, passati i primi giorni, questa scissione si stia fortemente ridimensionando. Io quasi tutte le sere incontro militanti del Partito Democratico direttamente nelle assemblee, direttamente nei luoghi in cui sono iscritti e in cui ci si sta preparando al congresso. E sinceramente bisogna cercarle un po' col lanternino, le persone che non riprendono la tessera per aderire a quello che ancora non ho capito bene se è un nuovo partito.
partito, se rimangono dei gruppi parlamentari autonomi. In Consiglio regionale, tanto per fare un esempio, non c'è nemmeno uno dei 24 consiglieri del Partito Democratico e nonostante la gran cassa sui media di una quindicina di giorni fa abbia mandato una lettera per dire che aderisce a un altro gruppo. Quindi questa scissione ormai si è ricondotta a una fuoriuscita di alcune persone e onestamente si sta molto ridimensionando, quindi io non ne parlerei più nemmeno. Sappiamo che c'è una posizione diversa da presa dal Presidente Rossi, noi finché Rossi si dà da fare per portare avanti i punti programmatici che hanno animato l'inizio della legislatura lo sosterremo, ma io sono convinto che sarà lo stesso Rossi poi con i mesi a ritornare all'ovile perché oggettivamente il suo gesto non ha provocato effetti. E sulla questione si è espressa anche l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi, che ha dichiarato: mi dispiace che abbia lasciato il PD, ben venga un patto di fine legislatura. Sentiamo. Io posso dirvi che in giunta continuiamo tranquillamente a lavorare come si lavorava prima, la bussola della nostra azione devono essere gli interessi delle persone, non possiamo sottomettere gli interessi delle persone in una fase delicatissima della vita del Paese, ma anche della vita economica complessiva e della situazione personale delle persone, a litigi interni a un partito. Credo che chi governa oggi debba dimostrare senso di responsabilità e quindi tenere l'attenzione e la barra forte sui problemi e sulla soluzione ai problemi della gente. Quindi per quello che mi riguarda continuo a fare con impegno e con serietà il lavoro che mi è stato affidato dal Presidente Rossi e anche con lealtà nei confronti di questa giunta, e sul piano amministrativo continuiamo a lavorare con grande serenità. Poi sul piano politico, se il Partito Democratico ha deciso di fare un patto, un ragionamento di legislatura con il Presidente Rossi, ben venga. La decisione di uscire dal Partito Democratico, la giudico con dispiacere. A me dispiace, ritengo che Enrico Rossi sia un ottimo amministratore e secondo me poteva continuare a dare un grande contributo alla vita del Partito Democratico. Mi dispiace che sia uscito, ma insomma io continuo a lavorarci insieme nell'interesse dei toscani. Grazie. Adesso passiamo alla cronaca, parliamo di traffico di rifiuti. Setacciate le sedi illegali e le discariche di alcune società toscane e lombarde. 6 gli indagati per uno smaltimento illecito di scarti di Conceria. L'operazione infatti scattata in maniera congiunta, più di 50 uomini fra guardie forestali e finanzieri dei comandi di Livorno, Arezzo, Pisa, Pistoia e Brescia, che hanno perquisito le sedi illegali e le discariche di alcune aziende che lavorano nel settore dei rifiuti, sequestrando documenti e materiale informatico. L'indagine, iniziata per conto della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze e coordinata dal procuratore capo di Livorno, è incentrata appunto su un traffico illecito di rifiuti speciali. Gli inquirenti stanno verificando se le 6 persone indagate, dipendenti di varie aziende, abbiano organizzato uno smaltimento illecito a basso costo di rifiuti speciali presso impianti che invece non potevano trattare questo genere di scarti. Si tratterebbe infatti di fanghi di Concerie della zona di Santa Croce sull'Arno che finivano in una discarica del Val d'Arno senza essere stati adeguatamente trattati in appositi impianti. E adesso voltiamo decisamente pagina e andiamo a parlare delle celebrazioni in occasione dell'anniversario della morte di Giosuè Carducci che sono state presentate a Palazzo del Pegaso. Sentiamo. A 110 anni dalla scomparsa del poeta Giosuè Carducci, il comune di Castagneto celebra l'artista con una serie di iniziative in suo onore presentate a Palazzo del Pegaso. Dal ricordo, in occasione della festa dell'8 marzo, delle figure femminili importanti nella sua vita privata e letteraria, all'iniziativa Fatti un selfie con Carducci, scatti fotografici insieme a sagome del poeta, che saranno presenti nei luoghi più significativi di Castagneto per tutto l'anno. L'8 marzo, peraltro nella giornata della festa internazionale della donna, ricordiamo le donne di Carducci, quindi le figure femminili che hanno importantissime nella vita privata sicuramente, ma anche nella produzione letteraria carducciana, che hanno contraddistinto quindi e sono state ricordate nei testi di Carducci. Quindi un momento l'8 marzo appunto presso il Museo Carducci, un allestimento particolare con una serie di sagome legate proprio figure, diciamo riproduzioni di Carducci e delle donne della sua vita, e un approfondimento storico rispetto
a queste, alcune famose, altre meno, alcune anche diciamo femministe ante litteram, e quindi alcuni episodi particolarmente significativi e anche nuove ed inediti legati a questo. Da quel giorno inizieranno delle iniziative anche abbastanza giovani, fresche, quindi rimbalzabili su social network ed altro, con queste sagome che saranno inserite nell'intero borgo, con la possibilità di fare dei selfie. Abbiamo degli Instagrammer ed altri soggetti che ci aiuteranno in questo. Giosuè Carducci è una figura simbolo, perché seppe dare un'anima al paese che si stava costituendo, un'anima tutta toscana, ha così dichiarato il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. Il comune di Castagneto Carducci è il comune che si è gloriato di avere, accanto alla storica Castagneto, accanto all'immagine e il profilo dei cipressi di Bolgheri, il nome nel toponimo comunale. E questo è un merito che sta verificandosi anche quest'anno, perché è stato sicuramente il comune più sensibile alla ricorrenza dei 110 anni dalla scomparsa del grande poeta che morì nel 1907. Ed è stata invece presentata a Palazzo Strozzi Sacrati la quinta edizione del premio giornalistico Sabrina Sganga, incentrato quest'anno sulle nuove sfide della salute. Presente anche l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi. Sentiamo. È dedicata alle nuove sfide della salute la quinta edizione del premio giornalistico Sabrina Sganga, presentato nella cornice di Palazzo Strozzi Sacrati, alla presenza dell'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi, assieme a Sonia Baccetti, presidente della giuria e responsabile della rete toscana di medicina integrata, e Lorenzo Guadagnucci, socio fondatore dell'associazione Sabrina Sganga. Obiettivo salute, saperi integrati per prevenzione e cure sostenibili. Le nuove sfide del diritto alla salute, benessere, prevenzione e cura fra medicina convenzionale e medicina integrata. Questo il tema dell'edizione 2017 del premio in ricordo della giornalista di Controradio, scomparsa prematuramente nel 2012 e che da sempre si è contraddistinta per il lodevole lavoro nel campo dei nuovi stili di vita, del consumo critico, delle economie solidali e dell'agricoltura contadina. Questa edizione del premio a lei dedicato si incentra su un settore nel quale la regione toscana crede molto e ha molto lavorato, ha così dichiarato l'assessore Saccardi. Prendendo un po' le mosse anche da quella curiosità, da quella attenzione che Sabrina aveva per gli stili di vita, per un modo di vivere anche la vita e l'approccio alla propria salute anche in modo sperimentale, diverso, al di là di quello che è tradizionale. E credo che la Regione Toscana su questo tema sia avanti, ha da tempo dato dignità e valore alla medicina integrata, che non vuol dire che non ci si cura con la medicina tradizionale, vuol dire che accanto alla medicina tradizionale possiamo anche sperimentare in modo integrato e sempre sotto la guida naturalmente di personale competente, non di persone che si improvvisano, possiamo anche sperimentare forme nuove di ricorso a una medicina che in altre parti del mondo da tanto tempo, da tanti secoli è in uso e che può portare sicuramente dei benefici, e ci sono anche evidenze scientifiche che supportano questo tipo di approccio. Ed è stata una piena giornata lucchese quella di oggi per il presidente Sergio Mattarella, giunto in città attorno alle 10.45. È stato accolto dal sindaco Alessandro Tambellini, dal governatore della regione toscana Enrico Rossi e dalle massime autorità politiche locali e militari al Teatro del Giglio, dove ha preso parte a un incontro sulla figura dell'ex parlamentare e vicepresidente della Camera, Maria Elena Martini, scomparsa nel 2011. Fuori dal teatro tanti i ragazzi delle scuole con bandiere tricolori. C'è una trama di relazioni umane che presiste alle istituzioni e verso le quali le istituzioni devono avere rispetto per comprenderle, interpretarne e tutelare la libertà. La coscienza del limite è un elemento che rende la democrazia più solida e non più debole, ha detto infatti Mattarella ricordando Martini. Dunque ed è tutto per questa edizione di Studio TG. Vi ricordo che da lunedì alle 20.35 ricomincerà la trasmissione Telegram in compagnia di Alessio Poggioni. Dunque è tutto, a tutti l'augurio di una buona serata.